La prima domanda ovviamente è Bitcoin. Allora, in che stato siamo, in che situazione siamo per il prezzo di Bitcoin? Perché ovviamente ci sono molte persone che io credo che in questo momento non stiano capendo bene che cosa sta succedendo. Qual è la vostra idea, la vostra analisi? La situazione di Bitcoin è più che mai florida, Bitcoin al vento in poppa. Ci saranno dei ritracciamenti, come è normale che sia. Questa fase che vediamo e che sulla nostra community avevo anticipato già da giorni, me ne è testimone, che ci sarebbe stata una flessione dal 17 fino al 23. Allora, i motivi sono innanzitutto perché siamo sotto equinozio. Allora, io e anche gli altri della community seguiamo la dottrina di Gunn, che praticamente colloca i cicli del mercato all'interno dei cicli naturali. Quindi diciamo che all'equinozio si chiudono i 360 gradi del ciclo naturale dei mercati e inizia un nuovo ciclo. Quindi una flessione, una chiusura di questo ciclo è assolutamente fisiologica. Il trend di fondo di Bitcoin è assolutamente rialzista e noi abbiamo visto anche nella pubblicazione della mappa ciclica che abbiamo tracciato dal 22 ottobre del 2022, dove si vede che praticamente dall'ottobre del 2023 sarebbero entrati in sinergia ben tre cicli rialzisti anche di lungo termine, perché stiamo parlando di un ciclo di 144 settimane, di un ciclo triennale e di un ciclo di 180 settimane. Questi cicli stanno lavorando in sinergia rialzista, ecco perché il prezzo è schizzato alle stelle. Quindi è normale che adesso ci saranno dei ritracciamenti. Un'altra fase abbastanza critica potrebbe essere quella dal 15 aprile fino a verso la fine di maggio, dove è prevista una fase ribassista. Insomma, però diciamo che con il vento in poppa che ha Bitcoin, queste fasi ribassiste non potranno mai mandare il prezzo sotto del 40-50%, come si dice in giro, perché questa è una cosa a cui io non credo personalmente. Quindi potranno esserci dei ritracciamenti con al 20-22%, 25%, ma più di lì insomma non si andrà. Quindi ripeto ancora, poi soprattutto alla luce del fatto che ho visto i dati che praticamente nell'ETF, l'ETF in questo momento è in mano al retail, perché c'è una media a disposizione più o meno di $13,000, e questo è il segnale proprio che gli istituzionali non stanno entrando in questo momento, come io tra l'altro avevo detto da tempo, ovvero gli istituzionali non entreranno a questo prezzo, parlo quindi del prezzo di collocazione. Quindi diciamo che la seconda fase di Bitcoin, della bull run di Bitcoin, dobbiamo ancora vederla, perché questo è un ciclo cosiddetto AM, ovvero farà due gobbe, con un minimo centrale che secondo me lo dovremmo fare verso giugno, ma poi il trend ripartirà. E tra l'altro ad aprile, più o meno attorno al 20, ci sarà l'halving, quello è un momento di svolta, nel senso che oramai sarà avvenuto, e poi oltretutto maggio solitamente le borse non è che performano molto bene, no? Sì, certo, anche perché appunto seguendo la dottrina di Gunn, noi sappiamo che i mercati sono, sembrerà assurdo, però sappiamo che i mercati sono dominati dal ciclo del grano, perché il grano muove una montagna di liquidità sui mercati. Il grano, praticamente il raccolto ci sarà verso la fine di giugno, quindi è quel momento che cresce la domanda e tutta la liquidità si sposta quindi nell'acquisto del grano, che ripeto, cioè con il grano ci si fa la farina, con cui ci si fa il pane, che praticamente è l'alimento più consumato al mondo. Cioè, quindi perché i tecnologici scendono sempre da maggio fino, diciamo, verso la metà d'agosto? Uno dei motivi è anche questo.